Bentornati ragazzi, sono Gio Vispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Fabio Quagliarella in forma. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da VIP Coins FIFA, troverete il link, codice coupon malati15 qui in descrizione per avere il 4% di crediti in più. Fabio Quagliarella, attaccante italiano che milita nel Torino. In questa sua versione in form ha un aumento di rating di più 2 rispetto alla sua versione base. Partiamo dall'unico valore che spicca di più sugli altri e che si nota in game, il suo tiro. 89 sulla carta che si suddivide in 86 finalizzazione, 91 potenza tiro, 94 long shots, 90 tiri al volo e 85 rigori. Con l'86 di finalizzazione è giusto, perché come noterete dalle clip mi sbagliava a gol nei quali bisognava solo metterla in rete, invece quelli diciamo difficili, tra virgolette, li segnava. Ad esempio c'è un gol nel quale si smarca mezza difesa e poi anche aiutato dal fisico riusciva a segnarla. Poi ci sono quei gol sbagliati a tu per tu col portiere nel quale bastava soltanto un tocco per buttarla in rete, invece prendeva o il palo o andava fuori. Potenza tiro è ottima. Se tiriamo dalla distanza di potenza è in grado di far impensierire seriamente il portiere. Invece se tiriamo più a giro il tiro risulta essere un po' più debole. Questa cosa la vedrete sicuramente in game e anche dalle clip. Sui tiri al volo non ho nulla da dire, così come sui rigori. Un solo rigore, tra l'altro parato. Ho accennato il suo fisico, che è un 70 generale, con un 68 di resistenza ed 80 di forza. Forza che in game si sente. Infatti in alcuni contrasti riesce a tenere palla, invece in altri no. Velocità che rappresenta un punto debole per questo player, con un 72 diviso tra l'accelerazione 76 buono e 69 velocità scatto meno buono. Ha una partenza lenta e una buona velocità massima, quindi ho annoverato tra i contro la sua velocità scatto. Il dribbling è molto penalizzato dalle due stelle skill, solamente due stelle skill, che sicuramente non lo aiutano. Lo aiuta però il suo controllo palla, 82, buono ma non ottimo, 77 in agilità ed equilibrio. Buoni anche questi valori. Tutto sommato il suo dribbling non è pessimo, ma nemmeno un pro. Passaggi 69 sulla carta con 69 visione, 67 cross, 69 passaggi corti, 65 passaggi lunghi e 80 effetto. Tutto sommato ho trovato buono il suo passaggio perché mi ha fatto anche alcuni assist. Calci piazzati buoni, ma non vi aspettate chissà che cosa su punizione e anche su calci d'angolo. Ha un 70 precisione punizioni e con lui ho battuto qualche punizione e calci d'angolo. Non erano proprio perfetti, ma nemmeno così brutti. Colpi di testa interessanti, 73 sulla carta. Un gol di testa me l'ha fatto. Dipende come si trova, dipende se c'è la marcatura o meno. Ha un 67 di precisione e testa e un 72 di elevazione. Colpi di testa, colpo di testa buono, ma non un top. Il piede preferito di Quagliarella è il destro, con 4 stelle piede debole, che ho annoverato tra i pro. Perché? Perché con lui ho tirato e passato sia di destro che di sinistro. E la differenza è davvero minima. Il suo work rate è medio-medio. E non è assolutamente l'ideale per un attaccante. Anche se lo trovavo in posizione con 86 di piazzamento, rientrava poco in difesa e stava per lo più a centrocampo. Si estraneava un po' nella fase offensiva. Riassumendo, i miei pro e i miei contro per questo giocatore sono potenza tiro, long shots e 4 stelle debole, piede debole. Contro, velocità scatto e 2 stelle skill. Il mio voto per questo giocatore è un 6,5. Concludendo dicendo che questo giocatore non può giocare da solo, ha bisogno di un'altra punta possibilmente più veloce, quindi lo dovete usare se lo proverete in un modulo con 2 punte. Poi gli ho dato solamente un 6,5 perché non mi ha stupito particolarmente, però se volete provare un giocatore che abbia un ottimo tiro e che non costi tantissimo e sia un giocatore in forma, vi consiglio Fabio Quagliarella, che costa veramente poco. E dunque ragazzi, il video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, mettete mi piace anche alla pagina Facebook e qui è Gio Vispo, vi saluta e vi ringrazia.